Salam aleikum, guardate che splendore! Un piccolo oggetto da regalare alle vostre compagne, alle vostre mamme, amiche o comunque a tutte le persone a cui volete testimoniare la vostra presenza con un gesto e con un regalo, un pensiero dolce ed affettuoso. Cosa facciamo oggi? Vi voglio mostrare come realizzare un fiore con la carta stagnola. In realtà è un video che ho già caricato, che si chiama Il fiore di GB, soltanto che ora ve lo rimostro con alcune modifiche che secondo me vanno a migliorare il manufatto e più che altro vanno a ottimizzare la quantità di carta stagnola che si utilizza. A grandi linee occorre ricavarci un foglio lungo circa 20 centimetri, quindi qua. Poi, se fosse 22, 23, poco cambia. A grandi linee io so che 20 centimetri sono qua. Ricavo quindi questo foglio di 20 centimetri. Questo rotolo non mi serve più e adesso noi lavoreremo esclusivamente su questo foglio di carta stagnola. Prima cosa, ci ricaviamo un rettangolo dell'altezza indicativa, questo quanto sarà? Sarà boh sui 5 centimetri, dai. Comunque c'è margine di errore, centimetro più, centimetro meno. Anche qui cercate di eseguire il taglio nel modo più preciso possibile. Questa striscia la dividiamo in ulteriori tre parti, 1, 2, 3, della stessa dimensione indicativa, anche qua. Ho ricavato una specie di fisarmonica, tre sezioni a grandi linee della stessa dimensione e taglio. Quindi ottengo tre piccoli rettangolini, 1, 2 e 3. Mi occupo del primo e faccio una punta qui e qui, così. Quindi ve lo faccio vedere da più vicino, come se fosse la punta di un aeroplano. E così. Piego a metà e diventa una specie di barchetta. Però in realtà la barchetta sarebbe così, una barchetta sotto sopra, dai. Stessa cosa con gli altri due. Avendo cura di tenere la parte più lucida verso l'esterno, la parte più opaca, che è questa, mi rimane verso l'interno. Quindi una piega qui, così, e una piega dall'altro lato. Punta dell'aeroplano anche di qua. Una e due. Barchetta sotto sopra. Barchetta che imbarca acqua, sotto sopra. Stessa cosa di qua. Punta aeroplano 1, punta aeroplano 2. Mi occupo di questo angolo e di quest'altro angolo. Quindi stessi movimenti per tutte e tre le sezioni di questo foglio. E barca sotto sopra con la chiglia sott'acqua. Puff, che va giù. Quindi 1, 2, 3. Adesso mettiamo da parte questi tre pezzettini di carta stagnola che diventeranno i petali e le foglie del nostro fiore. Questo inizio a fare una prima piega qui. Non grande, di questa dimensione. E poi incomincio a piegare su se stesso il foglio più volte. Perché è importante che il foglio risulti relativamente lungo? Perché se fosse corto, questo cilindro qui sarebbe troppo esile e ai primi movimenti, alle prime torsioni che effettueremo dopo, si romperebbe. Invece, più è spesso e più è solido. A noi non piace che si rompa e quindi cerchiamo di farlo bello resistente. Certo, non è che devo fare il fusto di una quercia, no, se no ci vuole maciste per piegarlo.
E poi diventerebbe un po' sproporzionato, ecco, deve essere una cosa proporzionata rispetto alla grandezza dei petali e delle foglie che avete fatto prima. Adesso lo passiamo all'interno delle due mani e lo facciamo rotolare in modo tale da compattarlo ancora di più. Così. Qua dentro in pratica non rimane aria, c'è veramente solo carta stagnola. Lo sentite che diventa bello compatto ed è quello che mi interessa. Passaggio importante, adesso questo lo pieghiamo in questo modo, quindi lasciando una parte più lunga e una parte più corta. Io direi che così va bene. Prendiamo questi due pezzettini di carta stagnola e li inseriamo qua, sotto questo angolo, così, al centro. E li blocchiamo sotto, proprio dove finiscono. Cerchiamo di verificare che siano disposti bene, effettivamente, nel centro. E poi blocchiamo sotto, così. Cioè, io proprio schiaccio un pochino qui. Adesso la parte più corta di questa corda di carta stagnola va girata in questo modo. Così da bloccare queste due piccole sezioni. E poi, così da inserire questo ultimo elemento. Vi ricordate che erano tre, no? Adesso inseriamo questo, sempre nella solita posizione, quindi sotto sopra, e blocco, lo blocco qui, lo inserisco e vedete, c'ho sempre. Avrei potuto farla un po' più lunga questa parte, però va bene anche così. Che tanto la carta stagnola si lavora bene. Se fosse stata un po' più lunga avrei fatto un ulteriore giro. Adesso siamo quasi arrivati in fondo. Sì, adesso siamo quasi arrivati in fondo. Basta aprire questi petali di questo fiore che a me piace pensare come una stella di Natale oppure una margherita. Questo così lo aggiustiamo. Siamo. È elegante, è un bel fiore. Mi sono reso conto che in ospedale tanti incontri possono acquistare di valore quando voi regalate alle persone che vi stanno davanti, che andate a trovare, specialmente in questo caso se sono delle signore o delle ragazze, no? Un oggetto di questo tipo, io a volte se è una cosa fatta con affetto che vi viene dal cuore, racchiude un valore simbolico enorme per quella persona che magari è sola, deve affrontare un'operazione chirurgica, lontana dai propri affetti, è la testimonianza della vostra presenza. Ho visto proprio tante persone commuoversi e ringraziarci di cuore per una cosa che di per sé è veramente semplice, a costo zero. Però è quello che ci sta dietro che conta, è come lo fate, è quanto voi ci credete in questo fiore. Oltre al fatto che sicuramente già di per sé il fiore rappresenta qualcosa di puro, di dolce, di leggero. Va bene, sicurissimo che ne farete un ottimo utilizzo. Ci vediamo al prossimo video. Nas videnie.